Prima sera ritorna ancora all'Ariston col fare dei più grandi. Ma che Marco Mengoni, la scopa di Morandi. Fiorello sul palco che si blocca e la mente vola subito alla Perego che dice presidente. La Mannoia che entra scalza pensa già al Fantasarremo e chissà quanti sono i punti che farà. Ma niente in confronto ai punti che farebbe se scalza lascia entrasse su OnlyFans. Mercoledì il maestro Levi è del festival a svolta, ma a buttare tutto in vacca c'è lo sketch con John Travolta. Ramazzotti canta e fa un appello, dai cessate il fuoco, e all'ONU, ma che bischeri, bastava così poco. La playlist di Sanremo su Spotify nel mondo è la più ascoltata, ma la verità è che il merito è tutto della vera grande hit di questo festival, il ballo del qua qua. La serata dei duetti Geolier, che cazzin, più che cazzin, i suoi fan ci hanno tutti 5 sim. Gali canta sono un italiano e supera i confini, e un pensiero corre subito all'infarto di Salvini. Dopo 27 anni i Gialli sono a Sanremo e Amadeus non ha più rimorso alcuno. Il contentino ve l'ho dato e per 27 anni siamo ok fino al 2051. In finale poi c'è bolle sul bolero di Ravel. Di addominali ne ho contati tipo 133. Ogni artista a fine pezzo 6 minuti di messaggio. Se si va di questo passo qua e si finisce a maggio. Angelina Mango vince da Amici di Maria. Il percorso fino a qua è stato pazzesco. La reazione dei fan del cantante Geolier è molto chiara. No Maria io esco, viva Sanremo! Yeah!